Ciao e benvenuti in questo video. Video come potete vedere unboxing, c'è un piccolo pacchetto qua, oddio piccolo. È quell'upgrade di cui tanto vi parlavo nel primo video, il primo video che ho fatto, no, su tutto il mio cambiamento. Questo catorcio sta per essere sostituito, quindi iniziamo. Allora, io non ce la faccio più, ci sono due prodottini che ci attendono. Un pacco, due pacchi, entrambi E6, cioè della la grandezza, insomma, E6, comunque, iniziamo immediatamente perché veramente non ce la faccio più. Questo qui dovrebbe essere il tanto atteso pacco. Vi ricordo che quando ho fatto il video, finalmente mi è arrivato il PC, ho ricevuto tanti di quegli insulti. Alcuni che mi dicevano, ma prenditi un computer serio, no sta roba. Questa qui cos'è? Ok, sì. Vabbè, io non ce la farò. Felice. Madonna. Madonna santa, madonna. Ok. Non ce la posso fare. Allora, prima di tutto ci tengo a dire, questo non sarà veramente il mio computer. Cioè, lo utilizzerò io, questo computer sarà solamente utilizzato da me, però in realtà è dell'associazione per cui lavoro, associazione Saturnalia. In particolare ci tengo a ringraziare mio fratello Christian che ha reso possibile tutto questo, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Diciamo che gli interessa l'architettura brutalist architecture, sì, si può definire così, in italiano non ho idea di come si possa definire, quindi mi dispiace. Ah, non sapevo ci fosse questa zip. Non ho idea di come si possa definire in italiano. Comunque, i posti abbandonati sono la mia e la sua passione. Quindi, se vi può interessare, su Instagram, vabbè, Paolo Marista, visto che è un DJ. Ma... non ce la faccio. Sto morendo. Non può essere mio. No, vabbè. È il mio primo prodotto Apple. In realtà è il mio primo PC, cioè computer, come lo volete definire voi, amanti del perfezionismo. È il mio primo Mac, perché in realtà ho avuto un altro prodottino Apple ed era un iPod Touch di quarta generazione, sì, l'iPod Touch più venduto di sempre praticamente. Hanno ragione i recensori quando dicono che c'è soddisfazione. E adesso, come si suol dire in dialetto calabrese, sciogliamo sto presepio. Allora, togliamo questo taglierino perché sennò qui si fanno danni. Allora, designed by Apple in California. Credo ci siano gli sticker. Vediamo. Allora, ovviamente le istruzioni. Sì, ci sono due sticker della mela. Grazie Apple per mettere sul mercato prodotti del genere. Ok. Questo, anche questo in celofanato, vabbè. Piccole godure, insomma, no? E vabbè, spellicoliamo tutto. Solo che questo non so da dove si possa... Ok, così. Allora, USB, ovviamente... Cavetto di ricarica, non ho idea della lunghezza, USB di tipo C.
Ok, quindi rimettiamo questo a posto, togliamo questo e andiamo a fare. Allora, se non sbaglio, dovrebbe andare così. E sta cosa com'è? Ok, non è come... Madonna! Raga, profuma sta cosa. Questo è sapore di Apple. Cioè, adesso capisco quando le persone dicono: lo senti l'odore di Apple? Sì che lo sento, adesso lo sento. Ok, quindi è scarico. Allora, intanto che si accende vi dico un paio di cose. Perché ho deciso di prendere questo computer? Questo qui mi sta lentamente abbandonando. Cioè, non molto lentamente, abbastanza velocemente. Quasi come questi miei occhiali, che mi sa è giunto il momento di togliere, perché vedete, si stanno spezzando continuamente. Non riesco più ad utilizzarli. Ho cercato di utilizzarli, ma quando c'è un qualcosa di estremamente buono c'è sempre un qualcosa di negativo. Quindi una cosa in più e una cosa in meno. Allora, cosa importante: MacBook Pro 2018, 8 GB di RAM, 256 di SSD. Se qualcuno di voi ha intenzione di scrivere il messaggio: ma con 256 GB che cosa c'è intenzione di fare? Ho già un bel po' di roba nei 3 tera di hard disk che ho, quindi mi accontento per ora. Appena posso compro anche un SSD esterno da 1 tera, quindi non vi fate problemi, non vi preoccupate. Ma 256, l'importante per me è avere una macchina da lavoro, una cosiddetta workstation. Tramite la workstation ho intenzione di ovviamente lavorare e portare anche dei video sul canale con, diciamo, maggiore qualità, se ci riesco, perché evidentemente ero bloccato da questa macchina per un rendering di 10 minuti. Ovviamente dipende dal lavoro, però il video di YouTube mi richiedeva un'ora e mezza di rendering, quindi capite che effettivamente forse era un po' troppo. Nonostante l'utilizzo di Premiere mi richiedeva quel tempo, quindi ho deciso: vabbè, facciamo un upgrade. Grazie al sostegno economico ovviamente di mio fratello, vi ripeto, link di Instagram, seguitelo perché veramente ne vale la pena. Scatta foto con il telefono, con il OnePlus, sì, OnePlus, con l'iPhone 7 Plus, però non è malaccio, dai. Per usare l'italiano come lingua principale, ok, sì, andiamo avanti. Madonna, allora il trackpad non è enorme, è ginormico. No, vabbè, troppo. No, è troppo. In ogni caso, nello stesso tempo che si connette dobbiamo fare l'unboxing del resto che ci rimane. Quindi mettiamo leggermente il computer leggermente da parte, ripeto, e facciamo l'unboxing di quello che ci rimane. È sempre un pacco di categoria 6, anche questo bello pesantuccio, continua. Ok, coltellino e ricominciamo. Questo è bello alto come pacco e dovrebbe essere un qualcosa di... vabbè, di qua già tagliato, quindi posso procedere così. Sì, questo dovrebbe essere un pacchettino aggiuntivo, e infatti è esattamente quello che pensavo. Questo qui dovrebbe essere, e lo è assolutamente, uno stand della Best Stand, cioè Best Stand, Best Stand, vabbè, è una roba del genere, quindi plastichine si possono togliere così senza andare a tagliare. Mo come si toglie sto coso? Sto rompendo qualcosa? No, ok, buono. Qui abbiamo un free gift code, vabbè. Vabbè, non lo so. Aspetta. Allora, io ho preso questo qui. Lo tenevo sott'occhio da un bel po' di tempo e aspettavo giusto un'offerta che scendesse un pochettino di prezzo, perché dovrebbe essere della stessa colorazione del Mac. In più, quando l'ho preso, davano insieme anche uno stand per il telefono. Quindi questo
Effettivamente lo stendo per il PC. Sì, sì. Ci sta. Grigio. E questo è lo stand per il telefono. Cosa c'è qua dentro? Adesso lo vedremo. Diciamo che lo stand per il telefono è un pochettino più chiaro rispetto a questo qua. Però vabbè, che cosa c'è qua dentro? Ok, il coso dell'umidità, va bene. Niente, proviamo a metterci il Mac di sopra e vediamo cosa com'è. No, c'è qualcosa che non mi quadra. La colorazione è leggermente diversa. Non so se mandarlo indietro oppure no. Perché la colorazione dello stand... Oddio, siamo più o meno là con la colorazione. Sono un pochettino indeciso se mandarlo indietro o no. Ma forse no, dai. Comunque non è male, eh. Assolutamente, mi piace veramente tanto come tiene questo stand. Adesso andiamo a vedere, madonna, cioè, vedete qua la qualità. Adesso launchpad. Allora, è il momento di andare a fare un bel po' di cose. Punto numero uno, devo andare a comprare Final Cut. 2, After Effects. 3, DaVinci Resolve, Photoshop, Lightroom e basta. E possiamo iniziare a lavorare. Per questo video è tutto, non vi voglio dare delle riflessioni su cosa. Era semplicemente un semplicissimo unboxing. E ovviamente sarà montato con Final Cut. iMovie è già disponibile se non sbaglio, però non sono sicuro. Sì, è già disponibile iMovie, ok. Però non preferisco non utilizzarlo. In ogni caso, spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Per me è un qualcosa veramente di molto importante, non è solamente il prodotto di per sé, più che altro è la possibilità che effettivamente possa andare a fare qualcosa di migliore. Quindi adesso andremo ad eliminare questa cosa qua e finalmente potrò fare il video completo di sapete cosa, insomma, la postazione. Ci siamo. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, nella descrizione trovate il link di qualsiasi cosa, specialmente di Instagram se mi volete seguire, qualsiasi cosa in anteprima. Per oggi è tutto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!